così, il calciomercato della Juventus si chiude con l'acquisto di Alex Witsel. No. Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Ah no, è vero! Lo Zenit non è riuscito a trovarsi il sostituto in tempo! Cazzo, che peccato! Allora, ad essere sincero, Alex Witsel a me non è mai piaciuto come giocatore. Mi è sembrato uno un po' troppo sopravvalutato. E quindi, cioè, tra prenderlo a 20 milioni adesso o a parametro zero l'estate prossima, forse conviene che sia andata così. L'unica cosa che un po' mi dispiace è che comunque io volevo trovare un qualsiasi giocatore degno di sostituire Pogba. Matuidi lo era, Sissoko lo era, Isco in un eventuale caso lo era. E secondo me, a lungo andare, tra tutte le competizioni, il posto vacante si farà un po' sentire. Per il resto, non essendo arrivato Alex Witsel, rimane con noi, con grande gioia, Hernanes, che non va al Genoa. Ma ora facciamo un riepilogo del mercato della Juventus, che comunque è stato un grandissimo mercato, vedendo giocatore per giocatore. Dani Alves è un terzino destro che dà grandissima esperienza, soprattutto in ambito europeo, dove col Barcellona ha vinto di tutto e di più. È arrivato dalla squadra catalana a parametro zero, quindi direi voto 10. Inoltre, in questo avvio di stagione si sta dimostrando veramente utile e grintoso su quella fascia. Miralem Pjanic, arrivato per circa 35 milioni nel complesso dalla Roma, un acquisto che veramente non mi aspettavo, perché un passaggio dalla Roma alla Juventus così non si era mai visto. Comunque, per valutarlo bisogna vederlo giocare, perché non ha ancora giocato un minuto in campionato. Vedremo. Mehdi Benatia è arrivato in prestito dal Bayern Monaco, mi sembra che abbiamo anche l'obbligo o il diritto di riscatto. Sicuramente sarà molto utile, perché con tutte le competizioni andrà a sostituire volta per volta uno dei tre della BBC, Bonucci, Chiellini, Barzagli. Lemina l'abbiamo finalmente riscattato dal Marsiglia ed è diventato completamente un giocatore della Juventus. Si sta dimostrando veramente utilissimo come regista in questo avvio di stagione, data la mancanza di Pirlo e l'infortunio di Pjanic, quindi direi che è un giocatore su cui possiamo puntare per il futuro. Marco Piazza, abbiamo pagato circa 25 milioni, è arrivato dalla Dinamo Zagabria, squadra che affronteremo nei giorni di Champions. L'ho visto giocare per pochi minuti contro la Lazio e giuro mi sono innamorato, cioè è quel giocatore che appena lo vedi, cioè mi piace troppo come gioca, cioè fa le skill ma fa skill ragionate, salta l'avversario, c'ha anche un buon tiro, quindi è tutto da scoprire. E poi c'è lui ragazzi, Gonzalo El Pipita Higuaín. 90 milioni di clausola rescissoria da pagare in due tranche, 45 milioni adesso e 45 milioni l'estate prossima. È un giocatore che ragazzi, cioè, non servono parole per descriverlo. Deve sì ritornare un po' in forma, perché adesso è leggermente affaticato, diciamo, però c'è anche la sua volontà nel ritornare in forma. Infatti ha saltato il ritiro con la nazionale proprio per essere pronto per incominciare il campionato più cattivo e più in forma che mai. Quindi ragazzi, dobbiamo aspettarci grandi cose da lui, soprattutto in Champions. Ultimo arrivo, che poi di fatto è un ritorno, è quello del colombiano Juan Guilherme Cuadrado. Questa volta non è più un prestito secco, ma bensì un prestito oneroso per 5 milioni, con obbligo di riscatto legato alle presenze di 20 milioni. Quindi un affare da 25 milioni che secondo me ne vale veramente la pena, perché se Cuadrado gioca come ha giocato l'anno scorso, mostra di essere comunque ben inserito negli schemi di Allegri, ragazzi, è un acquisto che veramente sarà fondamentale. Passiamo ora alle cessioni, quella più amara e quella che ancora mi è rimasta un po' qui, soprattutto perché non siamo riusciti a trovare un degno sostituto, è quella di Paul Pogba. L'affare più costoso nella storia del calcio, 105 milioni di euro nelle tasche della Juventus. Davanti a queste cifre non puoi dire di no. Era un giocatore che ti faceva la fase di difesa bene e la fase di attacco bene comunque. Aveva dei piedi veramente fatati, lanci perfetti, skill a non finire, poi era un personaggio. E adesso è andato allo United. Mortacci tua, va Mourinho! Un'altra cessione davanti alla quale non ci siamo potuti opporre è quella di Alvaro Morata. Siccome il Real Madrid ha effettuato il diritto di recompra di 30 milioni, egli è dovuto ritornare a Casablanco a Madrid. Poi soprattutto se Zidane dimostra di dargli fiducia, secondo me veramente può crescere tanto il nostro Alvaro. Inoltre negli ultimi giorni ci sono state altre due cessioni, quella di Pereira al Watford.
e lì per circa 13 milioni il nostro Robertino Tucumano è andato a giocare in Inghilterra, in Premier, in una squadra che sta attraversando un momento veramente difficile, però appena è arrivato subito ha fatto gol, quindi un bravissimo trequartista, non entrava bene negli schemi di Max. L'altra cessione è stata quella di Zaza al West Ham, per una cifra attorno ai 28 se non 30 milioni, giocando in una squadra che sicuramente gli darà molto più spazio di quanto ne avrebbe avuto questa stagione a Torino e quindi diciamo ha più possibilità di mantenere la maglia della nazionale. Siccome era stato comunque molto discontinuo nella scorsa stagione, per 30 milioni abbiamo fatto bene, dai. Pensavate che me lo fossi dimenticato, eh? Proprio no, il talismano Padoin, 200 milioni! No, scherzo, l'abbiamo dato al Cagliari per quanto? Neanche un milione, mi sa. Quanto mancherà un uomo come il talismano Padoin? Cioè, non so se anche voi guardate gli autogol, ma ragazzi, uno come Padoin, idolo da idolatrare. E niente, quindi ora il Cagliari vincerà sicuramente lo scudetto. Detto questo, la Juventus è stata la regina del calciomercato? Allora, a parere mio, ma a parere anche di tutti, per quanto riguarda in Italia veramente non c'è stata discussione. Cioè, abbiamo comprato tanti giocatori, abbiamo venduto pochi giocatori valorosi, però ne abbiamo presi altri che secondo me comunque riusciranno a colmare quel vuoto. Per la prima volta abbiamo speso veramente tanto comunque, cioè abbiamo proprio sborsato i soldi da 20 milioni, 30 milioni fino ai 90 di Higuain, e questa cosa veramente mi fa piacere. Grande Marotta, voto 9,5, dai, perché non sei riuscito a prendere Witzel. E così siamo una delle candidate a vincere la Champions. Ovviamente non bisogna mai dirlo, però cioè abbiamo una bellissima rosa. Siamo a pari del Paris Saint Germain, fai, forse un pochettino più forti, dai. Dunque, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, ricordate di condividerlo, condividetelo, commentate qui sotto col vostro parere riguardo al calcio mercato della Juventus, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, postate la pagina Facebook, link in descrizione, tutti gli altri social sono come sempre qua sotto, e bella a tutti, bro.